Ciao a tutti ragazzi, innanzitutto volevo ringraziare Riccardo per avermi dato la possibilità di esserci anche solo per un minuto e mezzo, due minuti in questo video. Che grande comportamento, bravo Riccardo Dose, bravo, veramente da un 21enne, io ne ho 24 e ti vedo come un 15enne, sei proprio una merda. Bella a tutti ragazzi, io sono Riccardo Dose e benvenuti nel mio canale. Quest'oggi ho deciso di fare questo video perché sinceramente mi sono stancato. Sono stufo di tutte quelle persone che parlano senza sapere. Sono stufo di tutte quelle persone che parlano credendo di sapere. E soprattutto sono stufo di tutte quelle persone che si professano come incredibili maestri di vita. Dopo il penultimo video che ho pubblicato e che se non avete visto vi invito ad andare a vedere, ve lo lascio qui sotto nell'info box. Il video si intitola "Ho smerdato un haters con il suo stesso video". Ecco, dopo aver pubblicato questo contenuto è iniziata la terza guerra mondiale, metaforicamente. Quella stessa settimana svariati youtuber hanno ben pensato di dedicare un intero video a questa vicenda che non è nemmeno accaduta a loro stessi. Diciamo che si sono creati una sorta di due schieramenti. Una parte di youtuber che ha dedicato appunto un video a questa vicenda semplicemente esprimendo la propria opinione personale e senza insultarmi, come ad esempio citando alcuni canali in cui mi è capitato di imbattermi, come Anto Show ad esempio, e che io comunque ho ammirato in un certo senso, perché almeno le notizie che riportavano corrispondevano alla realtà dei fatti e si limitavano semplicemente a descrivere ciò che era successo senza aggiungere commenti inutili o giudizi inappropriati o insulti. L'altro schieramento invece è composto da altri tipi di youtubers che avevano una conoscenza minima della vicenda accaduta e quindi hanno utilizzato semplicemente questo siparietto per fare views che con gli altri loro video non riescono semplicemente a fare. Ma non si sono limitati a questo, anzi, all'interno della loro frammentata descrizione hanno aggiunto giudizi soggettivi e personali, hanno insultato, quindi sono proprio il massimo della coerenza, dato che sono partiti con questa tesi, cioè Riccardo Dose è un cyberbullo perché ha insultato un ragazzo, e sono finiti loro stessi a loro volta ad insultarmi, e magari infine hanno pure giudicato, sentenziato quella che è tuttora YouTube Italia. Tra la marea di questi video che sono nati appunto conseguentemente alla vicenda che mi è accaduta, me ne è stato segnalato uno in particolare. Non volevo nemmeno nominare il canale, ma alle spalle di questo ragazzo c'è il desktop del computer con il nome del canale, quindi non ci posso fare nulla. Quindi mi assumo il diritto, se posso, dato che ormai devo sempre giustificare quello che faccio, di rispondere a questo determinato ragazzo, dato che una delle prime frasi che viene utilizzata in questo video è proprio questa: si parla di Riccardo Dose. Quindi, dato che si parla di Riccardo Dose, di me stesso, vorrei poter rispondere a questo video e perciò lo faccio. Prima di iniziare però voglio aprire una piccola parentesi riguardo a tutto quello che è accaduto. Molto probabilmente, anzi sicuramente, ho sbagliato ad utilizzare determinate parole, o meglio parolacce, nei confronti del ragazzo che tra virgolette ha cercato di smerdarmi all'interno di un video. Questo è stato dettato dal fatto che io ho reagito in maniera molto istintiva. Vorrei che voi provaste a mettervi nei miei panni. Finché il ragazzo ha affermato, magari anche scherzando, che io sono stato lasciato dalla mia ex ragazza a causa della mia omosessualità, potevo anche farmi una risata e chiudere lì il discorso. Ma poi le argomentazioni del ragazzo stesso hanno toccato delle cose per me molto importanti e soprattutto molto personali. E quando una determinata persona non conosce quello di cui sta parlando e si permette addirittura di avanzare dei giudizi non fondati, o meglio fondati sul nulla, allora è proprio in quel momento che in me è scattata appunto la mia parte istintiva. È come se io trovassi dal nulla per strada una persona che non conosco e mi permettessi di giudicare la sua storia passata con la sua ex ragazza, senza sapere chi ha sofferto, cosa è successo, che cosa è nato da questo brutto periodo, insomma senza sapere nulla. Non mi sembra
assolutamente corretto nei miei confronti. Io di solito tendo a tralasciare le persone che mi insultano o che comunque mi giudicano in maniera inappropriata, ma in questo caso sono stati toccati, tra virgolette, dei tasti per me sinceramente molto dolenti. Quindi chiedo scusa a tutti voi in questo momento per aver utilizzato quei determinati insulti, ma ci tengo anche a precisare che non appena ho percepito la portata del mio precedente video, ho voluto chiarire la situazione in chat privata su Facebook con il diretto interessato, cioè con Simone. Il canale è Enomis. E spiegandoci con calma e tranquillità siamo arrivati ad un punto d'incontro che corrisponde appunto in: ok, abbiamo sbagliato entrambi, vaffanculo, questa situazione è finita. E tra l'altro la parte finale di questo video è dedicata interamente a lui. Infatti ci sarà una piccola clip dove spiegherà che la situazione è stata completamente risolta. Quindi vi invito a vedere questa piccola clip sia per me sia per lui alla fine di questo video. Premetto che questo video non doveva esistere. Invece sono qui nuovamente a parlare di questa situazione davanti alla videocamera. Questo perché voglio dimostrare che se non si conosce a fondo una determinata vicenda che è accaduta, è meglio non parlare di questa vicenda. Se io non conosco una determinata notizia, non parlo di quella notizia. O meglio, prima vado a informarmi, prima trovo il materiale necessario per conoscere al 100% quello di cui sto parlando e poi forse posso permettermi di raccontare ciò che è accaduto. Quindi assieme oggi analizzeremo questo video che mi è stato rivolto e perciò gli rispondo direttamente io. Si parla di Riccardo Dose. Come ho detto prima, siccome è un video riferito a me, mi assumo la facoltà di rispondere. Non so se lo sapete già, ma lui tempo fa fece un video dove decise di raccontare i cazzi suoi dicendo che si era lasciato con la ragazza. Perché adesso va di moda che ogni volta che tu ti lasci con la ragazza devi fare un video su YouTube e dirlo a mezzo mondo. Ma va bene. Primo giudizio non neutrale. Il titolo del video in questione è "Sono stato lasciato". Quindi uno capisce e percepisce già di che cosa si sta parlando. Se non vuoi conoscere i cazzi miei, non entri all'interno del video e te ne vai a guardare un altro. All'interno del tuo canale parli di maltrattamenti d'animali. All'interno del mio canale io parlo del fatto che la mia ragazza mi ha lasciato. Dove sta il problema? Ognuno fa ciò che vuole. E non provare a dire che io faccio determinati video per fare visualizzazioni, perché un video sul maltrattamento degli animali per cosa serve? A cosa serve concretamente un video sul maltrattamento degli animali? Gli animali non verranno più maltrattati? No! Quelli che maltrattano gli animali verranno uccisi? No! E allora a cosa serve il tuo video sul maltrattamento degli animali? Fatti due domande. Col tempo questo grandissimo youtuber, che era Pappa e Ciccia con Oned, una persona che non ho ancora capito perché fa video. Che era Pappa e Ciccia con Oned. Ovviamente si sta riferendo ad Awed. Ma non conoscendo minimamente i fatti, non conoscendo minimamente le persone coinvolte, ha sbagliato a pronunciare il nome. Non ne facciamo una colpa così grave, ma ripeto, quando sto descrivendo una determinata vicenda, almeno devo essere consapevole di conoscere tutto al 100%. Poi ovviamente tralasciamo l'ultima frase in cui dice "una persona che non ho ancora capito perché faccia video", perché detto da te, lasciamo stare. Tra una festa e l'altra, non lo so che cosa è successo, ma tipo si sono dati un bacio in amicizia. Tra una festa e l'altra, no, semplicemente ai Web Show Awards del 2015, io e Simone, ironicamente, anzi realmente, ma in modo ironico, ci siamo baciati in bocca. Non so chi, ma comunque era bravo con Photoshop, ha tolto la ragazza di mezzo e ha fatto in modo che Riccardo Dose e l'altro, che non ricordo veramente il nome, si baciavano. Purtroppo questa tua misconoscenza dei fatti e delle persone coinvolte non ti conferisce credibilità. Un ragazzo di 16
tra i 15 e i 16 anni, vabbè, siamo lì all'incirca. Informazione sbagliatissima pure questa, dato che il ragazzo in questione aveva ben 18 anni e non 15-16. Riccardo Dose, grande youtubers dei miei coglioni. Riccardo Dose, grande youtubers dei miei coglioni. Ed è proprio qui che iniziano gli insulti. Che grande comportamento, bravo Riccardo Dose, bravo. Veramente da un 21enne. Io ne ho 24 e ti vedo come un 15enne. Sei proprio una merda. Ecco a voi il secondo insulto, sei proprio una merda. Per fortuna che questo video è stato fatto per dire: non è giusto insultare un ragazzino che ti ha insultato. E che cosa succede? Finisce lui stesso ad insultarmi. Quindi, secondo la tua famigerata tesi, tu stai facendo del cyberbullismo su di me. Io mi sento cyberbullizzato. Quindi, come dici tu stesso, sei papabile di denuncia o no? Questo grande, grandissimo coglione. Questo grande, grandissimo coglione, ovviamente riferito sempre a me stesso, il terzo insulto, ma ti c'è proprio un filo logico nel tuo discorso, c'è una coerenza incredibile. E io cazzo non ho parole. Cioè questo ragazzo è stato cyberbullizzato. Che per una roba del genere potrebbe anche scattarti la cazzo di denuncia. Sì, magari poteva anche scattarmi la denuncia, ma come ho detto fin dall'inizio, io ho chiarito subito con il diretto interessato e non con te o con altre persone che non sanno minimamente nulla. Quindi anch'io potrei denunciarti perché mi stai proferendo degli insulti? Sì, potrei farlo, ma non ho tempo da perdere. Che ormai tanto la merda c'è e secondo me non si toglierà più, però noi ci proviamo lo stesso. Ovviamente tutte le persone che riescono a raggiungere determinati numeri su YouTube sono merda, ma invece se li avessi ottenuti tu saresti il migliore. Io spero che questo video venga condiviso da voi che guardate il video, taggando quell'esimia testa di cazzo. Quarto insulto, viva la coerenza! Ragazzi, io veramente non ho più parole. Non ho più parole per come sta andando avanti YouTube Italia. Non ho più parole per come sta andando avanti YouTube Italia. Ecco, finalmente trovo l'occasione per dirvi questa cosa in maniera molto, molto sincera. Io penso che questa frase appena utilizzata, legata a tutte quelle frasi del tipo YouTube Italia una merda, YouTube Italia di qua, YouTube Italia di là, YouTube... Tutte queste frasi vengano utilizzate da quelle persone che cercano di raggiungere determinati obiettivi ma non ce la fanno, quindi rosicano, quindi gli rode il culo che altre persone magari contemporaneamente ce la stanno facendo. Non me la sto tirando, non mi credo assolutamente nessuno, anzi forse sono il peggior creator su YouTube Italia, ma almeno non rosico, sto zitto e faccio quello che mi piace senza sputare merda sugli altri. Spero che vada nel migliore dei modi questa storia per il ragazzo e peggio per Riccardo Dose, perché non merita un cazzo. Guarda, io sono felicissimo di aver chiarito con il diretto interessato, cioè con Enomis, e se tu sei convinto che io non merito nulla, va bene così. Lui insulta, cioè porta le persone a insultare altre persone e lui cresce. Questa è YouTube Italia, cazzo. Questa è YouTube Italia. E vaffanculo. Innanzitutto specifichiamo il fatto che io avevo invitato i miei iscritti ad andare a commentare il video del ragazzo utilizzando l'hashtag non fotti con Riccardo Dose. E io non mi prendo le responsabilità di tutti quegli insulti che sono stati rivolti al ragazzo e penso che non siano comunque corretti. Questa è YouTube Italia, sì, questa è YouTube Italia. Ti ripeto, se hai delle idee diverse, se hai delle idee nuove, se hai delle idee innovative, se hai delle idee che pensi possono rivoluzionare completamente quella che è YouTube Italia, mettiti in gioco, finiscila di parlare di altre persone, finiscila di parlare di altre vicende di cui magari ne conosci solamente il 10%. Dato che YouTube Italia è una merda, pensaci tu a cambiarla. Ok, ho finito il commento riguardante questo video e come vi ho promesso prima, ora vi lascio questa breve clip di circa un minuto e mezzo, due, in cui Simone, cioè Enomis, vi spiega come è andata a finire la vicenda. Io innanzitutto lo ringrazio personalmente per essere stato comunque aperto al dialogo in ogni momento, per aver ammesso i propri sbagli, come d'altronde ho fatto io. Vi lascio anche qui sotto nell'info box, nelle informazioni, il link del suo canale YouTube e mi raccomando, andatevi ad iscrivere. Ecco a voi il video. Ciao a tutti ragazzi,
Innanzitutto volevo ringraziare Riccardo per avermi dato la possibilità di esserci anche solo per un minuto e mezzo, due minuti in questo video. L'altro ieri Riccardo mi ha contattato su Facebook, nonostante avevamo già risolto la faccenda, dicendomi che voleva appunto fare questo video spiegando che cos'era successo. Partendo dall'inizio dal post, io ho condiviso quel post senza rendermi conto che era un fotomontaggio perché ero in giro, quindi non sono stato tanto tempo sulla foto, o almeno abbastanza per rendermene conto. Non è una giustificazione comunque sia, ho fatto il mio errore scrivendo una frase che ha toccato i sentimenti di Riccardo. Nel momento in cui io ho provato a mettermi nei panni di Riccardo, mi sarei incazzato pure io, perché comunque è una cosa grande, una cosa che se si va a toccare questo tipo di sentimento su questo punto farebbe incazzare chiunque, ragazzi. Ciò non giustifica comunque sia i miei errori. Come ho fatto io i miei errori, credo che Riccardo abbia fatto i suoi. L'importante è che la faccenda sia finita, perché abbiamo parlato su Facebook, in chat, e ci siamo chiariti tra me e lui. E ragazzi, volevo solo dire questo, che la faccenda è chiarita. Quindi l'unica cosa che preciserei ancora è di evitare di venire ancora a commentare con degli insulti, in quanto ormai la faccenda è finita. Già non avevano senso prima certi insulti, tantomeno ora che la faccenda è finita. Quindi niente ragazzi, bella. Bella ragazzi, questo video è finito. Spero definitivamente di averci messo un enorme masso sopra a questa vicenda. Vi ricordo di seguirmi su tutti gli altri social network, che vi lascio qui in sovraimpressione e anche qui sotto nelle informazioni. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga! That's my exorcist. They probably be glad to tell you this. Thinking that you're rebellious. You got a belly button ring, but you barely is. And ain't nobody here celibate. I just wanna love you for a long time.